Nicola Moltini, quanto è importante questo risultato che la Lega Nord ha ottenuto? Importantissimo, la Lega ha ottenuto un consenso straordinario. Se qualche mese fa ci avessero detto che la Lega raccoglieva 1.700.000 voti e arrivava al 6%, credo che avremmo messo la firma. La Lega era stata data per morta e i numeri e il consenso dimostrano esattamente il contrario. Siamo una forza politica viva, con contenuti e pronti a rilanciare le nostre battaglie politiche. Siamo l'unica forza politica di centrodestra che non crolla, anzi guadagna consensi. Il vero centrodestra oggi in Italia è rappresentato dalla Lega. La battaglia contro l'euro, le politiche di Salvini hanno convinto non soltanto al nord? Sono state delle politiche vincenti. In Europa spira un vento di cambiamento e la Lega vuole essere protagonista. Noi con i nostri europarlamentari daremo il nostro contributo rispetto a un fatto che ormai è consolidato. L'euro è morto, l'Europa così come l'abbiamo conosciuta, che è l'Europa delle nazioni, che è l'Europa dei fallimenti, che è l'Europa della disoccupazione e in via di dissoluzione, si apre una fase nuova, si apre una stagione nuova, la stagione del cambiamento di cui la Lega vuole essere e sarà grande protagonista. Gli insulti di Grillo in campagna elettorale non hanno portato più voti al partito del Movimento 5 Stelle? La politica degli insulti non paga mai. I cittadini vogliono il cambiamento, vogliono una politica attenta ai bisogni reali delle persone e io credo che la Lega abbia vinto anche perché ha fatto una campagna elettorale di contenuti, la lotta all'immigrazione clandestina, l'euro come moneta fallimentare, moneta della recessione e della povertà, la possibilità di avere un'Europa diversa rispetto a quella che abbiamo oggi, un'Europa dei popoli, un'Europa che dà spazio e forza alla voglia di autonomia e di indipendenza. Una Lega che dice no all'immigrazione clandestina, una Lega che si è posta il tema del lavoro come priorità fondamentale, chiedendo, cosa che continuiamo a fare, l'abolizione della legge Fornero, una legge criminale che ha portato disoccupazione, povertà e impoverimento. Quindi una Lega che c'è, una Lega che ha contenuto, una Lega che è pronta alle battaglie di libertà, una Lega che torna ad essere il sindacato, il vero sindacato del Nord. E non solo del Nord, visto i numeri importanti che noi otteniamo anche nel resto del Paese.